Probabilmente se vi dico Dwayne Johnson, voi diremo chi cazzo è questo? Beh, se vi dico The Rock, allora in quel caso iniziamo a intenderci. Sì, no, già lo so, no, non è mio fratello, non siamo fratelli. Nonostante abbiamo lo stesso taglio di capelli, non siamo fratelli, nonostante abbiamo lo stesso fisico. Non so, io non siamo fratelli, mi sono fatto crescere la barba apposta perché se no poi mi fermavano, oh, fammi un autografo per favore, no, mi dispiace, non siamo fratelli. Ma siamo qui oggi perché vi voglio raccontare una piccola curiosità su questo giovanotto. Durante le riprese del film di San Andreas, lui ha scattato ben 105 fotografie con i fan in soli 3 minuti, un vero e proprio Guinness dei primati, ma non è l'unica cosa buona che fa questo ragazzone. Cioè, lo sappiamo, è proprio bonaccione, ma non è neanche l'unico Guinness che lui ha, perché dopo che l'hai visto, quel fisico scolpito, dici, ma quanto è alto sto ragazzo? Pensate, lui avrebbe dichiarato di essere alto circa 1,95 m su poco più di 100 kg Me coglioni! E come forse sapete, forse, in realtà il suo nome non è ovviamente The Rock, ma è Dwayne Johnson. Ma com'è nato questo nome? Considerate che lui è figlio di due wrestler, e quindi quando all'inizio approdò nel mondo della WrestleMania, lui aveva scelto una parte del nome dei due artisti. Uno era appunto Peter Maivia e l'altro era Rocky Johnson. E quindi lui aveva scelto di chiamarsi Rocky Maivia, che è terribile. Una cafonata. Il personaggio ovviamente non aveva riscosso successo e così ha ben pensato di, dopo un infortunio, cambiare il suo nome. Quindi una bella botta in testa e ha cambiato il suo nome da Rocky Maivia a The Rock. E così oggi è diventato il famosissimo gigante di roccia che noi conosciamo. Bravo, bravo The Rock.